Villaggi di fango contro grandi città. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci. Salvali, salvami, salvati, salviamoci. Salvami, salvati, salviamoci. Le reti, i cancelli, le zone rosse. Torna in palestra finalmente, anche perché io ci ho provato, però bisogna rimettersi in forma. Certo bisogna farlo, come del resto avviene per tutti i luoghi aperti al pubblico, con tutte le regole e con piena sicurezza. Quindi ecco, Marcello Cifani e altri ci guideranno in questo viaggio. Appena si entra all'ingresso ci sono le indicazioni. Sì, qui abbiamo lasciato con lo spazio, non facciamo parcheggiare come di solito si fa, proprio qua davanti, per creare un'area dove ci sta questo triage, cioè questo smistamento, chiamiamolo così, delle persone, dove indichiamo come comportarsi dentro. Abbiamo messo dei cartelli, delle cose, però insomma i cartelli a volte non vengono sempre presi in considerazione, allora preferiamo indicare almeno la prima volta come smistare le persone. Quindi una volta entrati poi raccogliamo una firma, quindi il nome, registriamo le persone, perché dobbiamo tenere per 15 giorni l'elenco delle persone che vengono, qualora insomma si dovesse verificare qualche cosa. Niente, dopo una volta qui è entrato abbiamo messo, prego, grazie. Prego. Qui poi ovviamente abbiamo l'igienizzatore delle mani. Giustamente, insomma, è la prima cosa da fare. Esatto, quella lavare il più possibile, quindi abbiamo di spazi a disposizione per questo. E poi qui abbiamo, questa è l'entrata, quella che abbiamo visto adesso, l'entrata. Sì. Per l'uscita abbiamo previsto un'uscita diversa. Percorsi diversi. Diversa, infatti eccola qua, ci sta una freccia, un cartello che indica la direzione. Eccoci qua, atleti all'opera. Sì, allora, poi che cosa abbiamo fatto in realtà? Questa palestra è già, come vedete, molto grande, sì, sì. Non abbiamo avuto mai problemi di sovraffollamento, però abbiamo messo gli attrezzi a debita distanza per mantenere almeno 2 metri tra un attrezzo e l'altro. La sala dove facciamo i corsi, abbiamo contraddistinto le varie postazioni anche qui per garantire la massima distanza possibile. Però ecco, noi abbiamo un ampio spazio all'aperto, poi magari ve lo faccio vedere. E una lezione di gruppo la stiamo proprio per avviare, fra qualche minuto inizierà qua fuori all'aperto. Qui introduce la mia domanda, cioè come cambia il programma di allenamento alla luce di questa rimodulazione degli spazi? Voi avete con la fortuna di un ampio spazio all'esterno. Diciamo che per fortuna noi abbiamo riproposto gli stessi corsi senza stravolgere e rivoluzionare il tutto, tant'è vero che non c'è neanche bisogno della prenotazione telefonica oppure online. Perché? Perché effettivamente, come vedete, gli spazi sono enormi, ripeto, anche nei momenti di massima affluenza qui non abbiamo mai sofferto. Certo. Abbiamo fatto quello che ci si richiedeva, che ci richiedono le norme, la normativa. Abbiamo soltanto però escluso l'utilizzo degli spogliatoi e delle docce, almeno per questa fase, per evitare assembramenti. Abbiamo fatto un percorso guidato con delle frecce qui sul pavimento per evitare che delle persone possano tornare indietro e evitare questi assembramenti, anche perché l'attività si svolge senza mascherina, quindi insomma noi magari adesso siamo così, usiamo la mascherina anche noi istruttori, però perché, durante l'esercizio, durante l'attività con la mascherina sarebbe impossibile, tant'è vero che non si richiede l'uso della mascherina per fortuna, quindi non abbiamo stravolto più di tanto. Perfetto. Abbiamo la fortuna di avere questo spazio coperto così grande, se abbiamo 1000 metri quadrati, e questo spazio all'aperto che magari poi vi farò vedere. Certo, e prima di uscire c'è questa strana coincidenza, cioè la riapertura della palestra con il caldo, che in questa stagione, periodo dell'anno dove si allenta la presenza in palestra. Che vi aspettate? Guarda, perché questo è un punto. E poi che cosa succederà a settembre secondo voi? Questo è un altro problema ancora. Allora, adesso noi abbiamo sofferto tanto, normalmente siamo stati chiusi e abbiamo sofferto, a parte l'aspetto economico, vabbè, certo, ma anche l'assenza delle persone. Noi siamo abituati a questa comunicazione, cioè abbiamo bisogno proprio della gente. Cerchiamo di migliorare l'umore, la parte fisica, certo, ok, ma anche l'umore. E vedo che delle persone hanno sofferto veramente tanto. Chi non fa attività fisica, questo coso non le comprende, ma chi è abituato a fare attività fisica sistematicamente, una specie di doping in realtà il movimento, quindi soffre sia fisicamente ma anche psicologicamente. E questa fase noi abbiamo riaperto, ma non è che ci aspettiamo un'invasione di persone, perché normalmente questo è un periodo in cui c'è una flessione fisiologica dell'affluenza.
e abbiamo riaperto per garantire a coloro che vogliono comunque venire che noi siamo qua e vogliamo dare un segnale positivo per ripartire alla grande a settembre, sperando che la situazione in qualche modo si tranquillizzi e che la gente non abbia neanche paura, perché magari è vero, ci sono delle persone che hanno paura di frequentare ambienti, diciamo, socializzanti, ma se uno dà un'occhiata in giro adesso, certamente è molto più rischioso che fare una fila a una banca, una posta, a un supermercato che stare qua dentro. Certo, diciamo, il lockdown non ha fermato l'attività fisica, perché la palestra, anche con i canali social, con la TV, l'abbiamo riscoperta come la seconda casa, no? Con queste lezioni video. Questo che vuol dire? Che la gente, secondo voi, continuerà ad allenarsi a casa? Ha riscoperto la gente l'importanza anche di questa sana attività fisica? Certo, questa è una bella, una bella sorpresa, perché noi abbiamo fatto queste lezioni che avete proposto anche voi, almeno le mie, le abbiamo fatte per i nostri allievi, per, certo, non, per stare più vicini, per, esatto, far sentire la nostra vicinanza. Poi, perché anche per tutti. È chiaro, poi è stata una grande sorpresa che abbiamo avuto diverse segnalazioni di persone che non facevano niente e hanno approcciato la nostra attività con grande soddisfazione. Questo è stato veramente il lato positivo, almeno per quanto riguarda la motricità, di questo blocco, di questo momentaneo arresto di questo, della, dell'attività normale. Ecco. Quindi c'è stato anche una parte positiva, perché no? Perché no? Io mi auguro che comunque le persone adesso col bel tempo riescano, vadano in giro, si diano da fare. La palestra, siamo qui, pronti, e i nostri corsi tutti quanti operativi, tutti. Non abbiamo cambiato il calendario, infatti molti ci hanno chiamato per cercare spiegazioni circa gli orari, è rimasto tutto invariato, facciamo tutte le attività. Altro giro, altra corsa in questo viaggio tra la ripartenza delle palestre, l'attività è ripresa e vedete che ognuno sta rimodulando gli spazi a disposizione proprio per adeguarsi ai protocolli, alle misure anti-Covid. Ecco, nella palestra di Pirone, ad esempio, uno degli ingressi, diciamo, più ampi viene stato rimodulato come uscita, tenendo conto della planimetria dello spazio a disposizione. È stato creato invece un percorso ad hoc per gli utenti che accedono alla palestra, che vi facciamo vedere. C'è un percorso che porta, praticamente allo spogliatoio. Allo spogliatoio praticamente ci si cambiano le scarpe, si usa un paio di scarpe che si prende solo esclusivamente per la palestra. Le scarpe che vengono lasciate si mettono in uno zainetto, in una busta, le stesse vengono, poi io fornisco un'ulteriore busta dove vengono messe, l'utente esce, viene di là. Qui si cambia le scarpe, viene, spogliatoio che si usa solo per questo, no? Sì, attualmente lo spogliatoio non si può utilizzare, si usa solo per il cambio scarpe, una persona alla volta. Qui bisogna, c'è la parte burocratica che pure conta per la misurazione. Questa è la parte, diciamo, più delicata, perché così, praticamente, cosiddetto triage, no? Sì, c'è un registro dove si firma stampatello, nome, cognome, il giorno, la data di oggi, la temperatura non si, cioè, si conferma con un ok, si mette la firma, dopodiché l'utente passa il gel alle mani, sterilizzare le mani, poi si può, e poi può accedere, può tranquillamente allenare alla sala. Allora, come è cambiato il programma di allenamento in funzione? Noi abbiamo sfruttato una sala che prima era per i corsi e attualmente l'abbiamo utilizzata per sfruttare tutta la superficie, quindi utilizzando anche pezzi che erano nella sala attrezzi, quindi dando più spazio nella sala attrezzi e sfruttando la sala corsi, certo, con gli attrezzi. Ecco, la palestra che riapre, le palestre che riaprono nella stagione calda, questo che gli utenti verranno o no, secondo voi? Vi preoccupa? Allora, è un po' fisiologico. Allora, questa è una palestra
diciamo in questo senso un po' atipica, perché è una palestra che si basa sulla sala, e la sala è, insomma, un allenamento che l'utente che fa questo fa questo, perché il target è questo, sì. E comunque ne ha bisogno tutto l'anno, non è che perché fa caldo non si allena, si allena tutto l'anno. Certo è che dopo 70 giorni di lockdown molti hanno fatto attività fisica da casa. Questo è stato il rovescio buono della medaglia. Sì. E c'è il rischio che si continui a fare da casa o invece adesso... Beh, oddio, una struttura attrezzata... Perché il fai da te è anche rischioso. Sì, no? Uno è rischioso e poi non è... Cioè, quello che praticamente si può fare in una struttura come questa non è paragonabile a quello che si può fare a casa. Allora, per chiudere, il bilancio del primo giorno... Io ho avuto una... Oddio, secondo l'aspettativa... Io dico, la situazione è quella che è, però non mi posso lamentare. Cioè, nel senso che la mia utenza ha risposto bene. Villaggi di fango contro grandi città.